In questo 13 marzo il pontificato di Papa Francesco compie 5 anni. Quando si affacciò su Piazza San Pietro, il cardinale Jorge Mario Bergoglio disse che i fratelli cardinali erano andati a prendere il vescovo di Roma quasi alla fine del mondo. Parole rievocate ancora oggi nei vari festeggiamenti tenuti in tutto il mondo. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. L'Annunziatura Apostolica in Israele ha voluto celebrare questo anniversario con un ricevimento a Jaffa di Tel Aviv, luogo in cui si ricollegano vari episodi dell'apostolato di San Pietro e dove ha sede la missione diplomatica della Santa Sede in Israele. Monsignor Leopoldo Girelli, nunzio apostolico in Israele, ha accolto all'interno del convento di San Pietro vescovi religiosi e fedeli delle comunità melchite, maronite e latine, i membri del corpo diplomatico e le autorità civili e militari. Com'è bello e com'è dolce che fratelli vivano insieme. Queste le parole con cui Monsignor Girelli ha iniziato il suo discorso ai presenti, convenuti per la celebrazione dell'anniversario. Durante questi 5 anni, ha sottolineato il nunzio, Papa Francesco ha continuato a promuovere con entusiasmo e sincerità il dialogo in corso tra cattolici ed ebrei. Come arcivescovo di Buenos Aires, era già attivamente impegnato nel dialogo con ebrei e musulmani e come Papa ha continuato questo impegno. In questo contesto, ha proseguito Monsignor Girelli, vorrei evocare la sua visita in Israele nel 2014. Questo è stato il suo primo viaggio ufficiale all'estero, in cui è venuto come pellegrino e amico. Il suo pellegrinaggio ha sottolineato il suo desiderio di aiutare a costruire ponti e rafforzare il dialogo, ponendosi al servizio dell'unità e della riconciliazione. In rappresentanza del governo di Israele, a nome del ministro della comunicazione, Ayob Kara, assente a causa di una votazione straordinaria alla Knesset, ha pronunciato il discorso il signor Akiva Tor, capo ufficio per gli affari giudaici del Ministero degli Affari Esteri. In questa occasione vorrei ringraziare Sua Santità Papa Francesco per il suo impegno nella relazione tra gli ebrei e la Chiesa Cattolica e tra la Santa Sede e lo Stato di Israele. Gli israeliani ricordano con riconoscenza la sua visita in Israele e alla Grande Sinagoga di Roma, i suoi sforzi per la promozione di una relazione amicale, una comprensione reciproca e un dialogo interreligioso permettono l'approfondimento delle relazioni. Sia il nunzio apostolico che il governo hanno ricordato anche che l'anno prossimo segnerà il 25° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato di Israele. Molto prima dell'indipendenza del moderno Stato di Israele, la Chiesa Cattolica ha svolto un ruolo significativo non solo nel promuovere i pellegrinaggi in Terra Santa, ma anche nell'accogliere i pellegrini, educare i giovani, prendersi cura degli ammalati, aiutare i poveri e promuovere il dialogo. Un esempio di ciò è la Custodia di Terra Santa, che celebra l'anniversario di 800 anni della sua presenza. In conclusione, Monsignor Girelli si è detto fiducioso che lo Stato di Israele continuerà ad apprezzare il contributo della Chiesa Cattolica alla propria società, promuovendo il dialogo al servizio del bene comune, un impegno tra pari fondato sull'apertura, il rispetto, la buona fede e l'empatia.